Buongiorno, sono le quasi le 11, ho dormito un sacco perché ne avevo bisogno. Ho comprato questa focaccetta, cioè, la versione cinese della focaccia genovese con cipolline e sesamo, buona. L'ho pagata 2 yuan, 2 renminbi, che sono credo 20-30 centesimi, qualcosa del genere. Sto andando a prendere la metro per andare a vedere un tempio, è un mausoleo. E niente, speriamo di arrivare viva. Vi farò sapere. Signora, immagino ci sia scritto benvenuti al mausoleo di Yan Tsun Zen. Vabbè, quello lì. Aspettate, ve lo dico. Benvenuti al mausoleo di Sun Yat-sen. In cinese Zhong Shang Lin. Capito? Mi sono scritta tutta su un taccuino. Breve storia triste. Sto salendo, vedo il banchetto che vende le guide audio. Ho detto, ah dai, mi prendo la guida audio. Vado dalla tipa e salve, vorrei una guida in inglese. E fa, no, mi dispiace, perché oggi è chiuso, è lunedì. Io, ah ok, e quindi? Puoi arrivare fino al cancello, però non si può entrare. Molto bene, grazie, arrivederci. Finita la mia storia triste. Vabbè ragazzi, insomma, farò una passeggiata nel verde insieme a 1000 cinesi. Ed eccoci giunti ai cancelli del mausoleo. Oltre qua non si va. Con l'iscrizione centrale dice: il mondo appartiene al pubblico. Non me lo sono inventato, bensì l'ho letto su questa targa sulla destra. Qua ci sono i leoni a proteggere, Rocco e Filippo. E niente, è molto bello. Facciamo questi due gradini e basta. Bene, sto per prendere questo trenino che mi porterà in un'area scenica, l'area di Linggu. E niente. Bene.
Bene, siamo arrivati all'ingresso. Immagino ci siano molti scalini da fare adesso. Sono in mezzo a un parco. C'è silenzio ed è una figata. Queste sono due tavole giganti di marmo, tutte scolpite a mano, infatti si sente. Tutto a mano. Quello che avete visto adesso, quindi le immagini dei soldati, tutte quelle iscrizioni, sono tutte per i caduti durante la rivoluzione dei cinesi contro i giapponesi negli anni 30, e appunto con l'invasione da parte dei giapponesi, infatti il famoso stupro di Nanchino, dove morirono un sacco di persone. Quindi questo è tutto una parco, struttura commemorativa appunto per queste persone, per due armate in particolare, come si chiama, armate, vabbè. E la storia di quest'albero qui è che nonostante tutte le vicissitudini è riuscito a crescere rigoglioso negli anni, mentre magari altri di questa razza di albero che si chiama, lo vediamo subito, non mi ricordo, che sono stati piantati comunque a Nanchino, sono morti, mentre questo è rimasto verde e rigoglioso. Osmanthus, non saprei cos'è, però insomma ok, fiorisce negli ultimi 20 giorni di settembre ed escono tanti fiori dorati che emanano un odore rinfrescante e dolce in tutto il parco. Very bello. Ecco la foto che ho fatto prima di questo Pine Lodge Vegetarian Restaurant. Non è semplicemente un ristorante, è un ristorante che ha più di 600 anni. Ovviamente l'hanno modernizzato con delle scritte a LED, però vabbè, insomma, sempre vegetariano è, per i bravi monaci. Sembra che la torretta del film di come si chiama? No, Jet Li, quello famoso, Lin Xiaolong, come si chiama in italiano? No, Jackie Chan, Bruce Lee. Dove deve combattere ad ogni piano con un nemico diverso. Bene, come vedete c'è questa bellissima scala a chiocciola che sparisce in quel buco. Sul buco si può andare fino in cima. Quindi noi che faremo?
andremo fino in cima. Quando mi isolai, prendei la rosa ed ecco tutto d'un tratto che mi separai, e allora corsi lontano come tutti quei bei fiori, tutti quei bei fiori dinanzi a me che coloravano le stelle. Sono le 4 e qualcosa. Qua vabbè, sono i banchetti che vendono il cibo, e questo è un praticamente un brodo dove ci sono tutti questi spiedini, e tu scegli gli spiedini che vuoi, loro te li mettono nel bicchiere, ti ci mettono la salsa sopra e via. E poi mi sono preso un tè. Molto buono.